Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Apriamo con la cronaca: delitto di Varago. L'omicida chiede il giudizio abbreviato. Gli avvocati Fabio Crea e Luigi Torresi, difensori di Elia Fiorilli, hanno infatti presentato l'istanza nella mattinata di oggi, 10 novembre. Il rito alternativo è condizionato comunque all'acquisizione di alcuni documenti e video, tra cui uno che sembrerebbe deporre per la tesi del killer. Il 18enne, lo ricordiamo, lo scorso 11 maggio uccise a coltellate Aymen Adda Benameur, 17enne, studente del Beist di Treviso, al termine di una lite probabilmente legata ad una cessione di droga. Passiamo alla sanità. La conferenza dei sindaci dell'URSS2 Marca Trevigiana, riunitasi oggi, ha visto il periodico aggiornamento delle amministrazioni comunali sull'evoluzione della situazione dell'assistenza medica sul territorio. Gli sforzi aziendali, come dichiarato, si stanno concentrando ancora sulla copertura dei posti dei medici di medicina generale e sui turni di guardia medica, sebbene si stia registrando un lieve miglioramento della situazione. Il nostro articolo di approfondimento con tutti i dettagli decisi oggi in conferenza Sindaci URSS2 su Notizie Plus, articolo che potete come sempre leggere cliccando sul link che vedete in descrizione della news. Andiamo all'ambiente. Nei giorni scorsi è partito il cosiddetto piano foglie. Si tratta di un articolato programma di interventi per la pulizia delle strade concordato tra contadina e comune di Treviso, che interessa 115 vie della città per un totale di ben 780 km lineari, che verranno spazzati in circa 8 settimane, il periodo della caduta delle foglie. In città è arrivata la kermesse dedicata al cioccolato. Per tutto il fine settimana, a partire per la verità già da oggi pomeriggio, Piazza dei Signori ospita infatti la 23esima edizione di Cioccolato al Centro. L'appuntamento è promosso da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Treviso con il patrocinio del Comune e della Provincia ed è realizzato grazie al contributo dell'ente bilaterale per l'artigianato veneto. In piazza un secolare atelier dell'arte della cioccolateria in cui 7 artigiani proporranno al pubblico le loro prelibatezze servite direttamente dal produttore al consumatore. Con questa news chiudiamo anche il nostro TG Plus News Treviso. Io vi ricordo come sempre che per ricevere i nostri contenuti gratuitamente, dritti, belli, comodi nel vostro smartphone, non dovete far altro che installarvi la app TG Plus.